Innanzitutto bisogna vedere l'applicazione di questo, se è immediata, quando occorrerà la promulgazione, però in teoria sì, cioè lui se non viene alle udienze dovrà giustificarsi in altre maniere, perché è malato, non potrà più dire ho degli incarichi che a volte non sembravano così duri da impedirgli di presenziare a qualcosa di importante nella vita sociale di un paese come un processo. Ilda Boccassini replica a quelle che sono state le opposizioni della difesa, sono state delle opposizioni che tendono a dire che il processo non si deve fare a Milano perché Berlusconi ha agito in qualità di Presidente del Consiglio per salvare la nipote del Presidente Mubarak, perché lui credeva davvero che Ruby Rubacuori tale fosse. Però la Boccassini con il sostituto procuratore Antonio San Germano smonteranno questa ipotesi, perché ci sono parecchie tracce nelle carte che indicano come Berlusconi sapesse benissimo che Ruby Rubacuori non era la nipote di Mubarak, ma veniva da un concorso di bellezza in Sicilia. Però è la prima volta che l'accusa prende la parola a lungo in questo processo. Briatore è stato veramente una sorpresa molto negativa per la difesa, perché uno che raccontava che quelle cene fossero limpide e non succedesse nulla, descrive il leader come malato, dice aveva ragione Veronica. Questo è il classico caso di uno chiamato dalla difesa che diventa un testa dell'accusa. Io credo che purtroppo per la difesa questa posizione si possa replicare n volte con le ragazze, perché una volta che trovano un pubblico ministero come la Boccassini che le incalza e mostra loro le telefonate piuttosto che altro, anche questi testi chiamati dalla difesa possono diventare favorevoli all'accusa. Cioè la posizione di Berlusconi diventa sempre più complicata di settimana in settimana.